cerchiamo di autoprodurre i nostri semi e ci siamo resi conto che le sementi autoprodotte, quindi le piante già abituate a quel determinato territorio, a quell'ambiente, a quel clima, creavano l'anno successivo delle piante molto più sane, più robuste. E la biodiversità, per esempio, anche per quanto riguarda le piante da frutto, abbiamo messo delle piante da frutto scegliendo delle antiche varietà locali, quindi appunto l'attenzione al locale e alla biodiversità. I valori che stanno alla base della nostra azienda, che è Lattuga, sono innanzitutto rispetto per la natura e per qualsiasi forma vivente. La cura, nel senso che noi vediamo il contadino come il custode della terra viva. L'umiltà, ci poniamo in una prospettiva non di dominio della natura, ma di appartenenza alla natura. E anche la lentezza, quindi il rispetto dei cicli naturali, dei cicli appunto della natura, senza alcune forzature, per esempio con la chimica o altre sostanze. Abbiamo 1000 metri di serra, e circa, quindi siamo molto piccoli, ci tengo a dirlo, e abbiamo scoperto 2500 metri di terreno. E praticamente a me mi affascinava molto il discorso dell'orto selvaggio, cioè un orto che non fosse continuamente forzato con cimi di vario genere, ma che si costruisse anche un po' da solo. Quindi per questo è venuto appunto, è caduto a pennello i due corsi che ho fatto qui in questo posto, nei quali c'era Anna Satta, che è lì presente a fare da maestra in questi corsi, e nei quali mi sono trovato molto bene, che praticamente parlavano dell'agricoltura sinergica. Quindi ho fatto il primo e il secondo livello di agricoltura sinergica, dopodiché ho proseguito un percorso a Mareto abbastanza difficile, perché comunque 1000 metri sono duri da vivere a livello agricolo, dico, e così. E quindi quello che vogliamo dire noi è che praticamente facciamo verdure di stagione, anche in serra, però quello che ci tenevo a dire anche è che il contadino, secondo il nostro punto di vista, dovrebbe coltivare su un terreno che rimanga fertile, nel corso degli anni, cioè che si fertilizzi non con la forzatura, ma con quello che già c'è in campo.